Signori cari, bentornati. Svapo con poco. Ci manco da un bel po'. Vacanza sulle mare spiaggia, ok? Ma in spiaggia non può mancare assolutamente la Lux. Questa è la Max, XR Max, dovrebbe essere. Ok, ormai è un mese che la uso. Non riesco a capire ancora tutte le cose che dicono di negativo di questa Pod Mod. Ci sono i miei figli che mi fanno ridere, quindi non riesco ancora a capire tutte le cose negative che dicono di questa Pod Mod. La sto usando ormai già da un mese circa. Ho usato le 014 addirittura, le 04, le 08 mesh sono quelle e restano quelle che mi piacciono di più, assolutamente. E liquidi estivi, ve ne ho parlati già, no? Quelli di Marc Labo. Quelli di Marc Labo sono ottimi, ho preso anche i fruttati che non mi sono dispiaciuti affatto, anche se odio i fruttati, però per il periodo estivo qualcosa che non sporcasse. Insomma, le coil, siccome vado per tutto il periodo estivo con le coil, mi serviva assolutamente. C'ho le mie gremine, c'ho le mie custard assolutamente. Vi dicevo, non riesco a capire tutto ciò che si dice di negativo di questa. Perde, non perde assolutamente liquido, è sempre asciuttissima. Raramente asciugo quel po' di condensa che si fa dopo 3-4 tank, assolutamente, ma veramente raramente, ma molto raramente. Portatilissima. Capienza della batteria enorme, praticamente ci faccio da quando scendo a mare a quando salgo a pranzo, ci faccio esattamente 3 tank da 5 ml, quindi 15 ml, la batteria ancora carica del 25%, quindi ci potete tirare ancora di più. E considerate che sto svapando a 25 watt, quindi beh, davvero una bella autonomia. Poi la cosa bella di questa Lux è che ha una ricarica velocissima. Si ricarica 2 ampere, quindi in un'oretta, oretta e 20 minuti là, se è completamente scarica, la caricate completamente, ok? Potete giostrare fra due tank, perché riescono due tank, più che tank sono pod, no? Queste sono le pod, la parte di sopra, vedete, la resistenza sta sotto e quella si cambia, eredita appunto dalla XR, la Max. Potete cambiare due pod, vi faccio vedere un'altra volta perché non lo so se vi riuscite a vedere. Allora, con questo foro, con questa tipologia di foro ci fate un RDL, quindi sopra c'è una 04. Fate Vobis, vi esce un altro tank per il cloud, però la cosa bella è che le pod sopra sono intercambiabili fra tutte le Lux X, quindi ci trovate anche la pod per MTL, però dall'altra parte, davvero ottima, davvero davvero ottima, mettendoci una 08 mesh all'interno ci fate un buon MTL. E poi ducci in fondo il regolatore d'aria. Lo vedete qui, come vedete leggermente chiuso, ci faccio un bel RDL abbastanza stretto, mi piace molto, giusto per farvi capire. Non è rumoroso. Poi signori cari, non ditemi niente, ma le 08 sono qualcosa di fantastico. Dovrò cambiarla adesso perché è arrivato il momento di cambiarla assolutamente. Ma ho una coil da esattamente 5 giorni, fate 5 per 5 25, 5 per 1 5 27, ci ho fatto 75 ml di liquido con una coil, non è assolutamente poco signori. Quindi onestamente non capisco chi ha da dire su questa. Io la uso, l'ho usata, la userò ancora fino almeno alla fine del mese, e poi quando ritornerò a casa riprenderò i miei RTA, ma questa la userò comunque continuamente. Perché? Perché ci vado al lavoro, quando sto al lavoro, quando sto in giro per strada, eccetera.
Quindi per me è davvero un prodotto di Vaporesso riuscitissimo, signori Casi. E il prezzo poi davvero abbordabilissimo. Stiamo sempre con Svapo con poco, signori cari, dalla Calabria Saudita. Io vi saluto e vi dico, come sempre, peace.